Sì, ce ne sono due, quindi ho due liste a portata di mano che siamo tra i 5 e i 6 libri, visto che sono alle seconde, quindi qualcuno già c'è. Visto che comunque diciamo, le spese sono tante in giro, pure gli aumenti di tutto fanno peso diciamo, sullo stipendio ovviamente. Ma l'ho preso con il bonus del comune. Quindi c'è il bonus? Sì, il comune di Avellino me lo ha dato. Riesci a colmare quelle che sono le tue esigenze? Quest'anno sembra di sì, poi dovrò vedere quando li vengo a ritirare, ora li ho solamente ordinati. Il caro scuola tiene banco anche in Irpinia. Sulla lavagna della vigilia del nuovo anno scolastico segnate in rosso le cifre marcate dalla Federconsumatori. Per ogni studente la cifra per permettersi libri di testo e corredo si aggirerà sui 1.300 euro, costi che secondo l'associazione sarebbero aumentati del 15%, un aumento che incide sui bilanci familiari già allo stremo circa 700 euro. La spesa per i libri di testo pesa sull'impennata il costo della carta, troppe ristampe da parte delle case editrici, il libro diventa eredità familiare, suggerisce lo storico libraio di Via Volpe, Pasquale Troisi. Compriamo libri usati e vendiamo libri usati, i nuovi sono d'obbligo servirli, ma la cosa seria è che le persone desidererebbero avere più attenzione da parte della scuola, ma in particolare delle case editrici che stampano libri in continuazione, nuovi, dovrebbero pensare di più all'esigenza economica delle persone. Quindi cambiano spesso magari, i libri, aumentano magari i prezzi. Magari lasciare, non aumentano i prezzi, cercano di contenerli, ma il problema è che se lasciassero un po' di più in uso, i ragazzi potrebbero passarseli magari nella stessa famiglia, un figlio o un altro figlio, e quindi si troverebbero meno in difficoltà le persone, le famiglie.